valore a se stessi e dall'Africa, torniamo in Italia e andiamo a conoscere un'altra forma di chiamata. Questa volta parliamo di uomini e parliamo di persone che vivono in famiglia, ma hanno qualcosa di particolare. Nella Chiesa svolgono un servizio molto particolare, è il diaconato permanente. Per me diventare diacono significa donare la propria vita oltre alla nostra famiglia e quindi in difesa della famiglia, ma anche a coloro che sono lontani dalla fede, a coloro ai più piccoli, ai più poveri. Sì, lo voglio! Nella società di oggi, colui che deve andare a cercare le persone più bisognose, le persone più deboli nel proprio territorio, è il diacono. Immagine del Cristo servo, del Cristo che cammina per le strade della città, del territorio e annuncia a tutti la parola di salvezza. La mia vocazione nasce da piccolino all'età di 6 anni, dove i miei genitori mi hanno sempre accompagnato nella mia parrocchia di residenza di Barra, nella provincia di Napoli. Ho incominciato a fare il ministrante e stare al servizio dell'altare, e da lì è venuta fuori piano piano tutta la mia vocazione, diventando responsabile di vari settori della parrocchia. Poi, dopodiché, mi sono sposato con mia moglie Marianna, abbiamo avuto un bambino che si chiama Giuseppe, e insieme abbiamo deciso di proseguire questo cammino. Perché la chiamata non è solo il diacono, ma è tutta la famiglia che riceve la chiamata. Durante la cerimonia mi sono emozionata, e mi sono emozionata come il giorno del matrimonio. Ho pianto, è stato qualcosa di indescrivibile. Stasera ci sono state tante manifestazioni, tanti segnali, molto personali, dove io ho percepito la presenza di mio padre, che non ho da più di quasi 20 anni. Un'emozione grande. Nel momento che sono prostrati è stato bellissimo. Per diventare diaconi ci vogliono 4 anni più un anno di discernimento, per cui il responsabile della formazione si preoccupa di entrare nel cuore del candidato e della moglie per capire fino a che punto la fede che loro vivono la possono vivere nel servizio ai poveri. Maria Cristina, sono tutti figli miei, questo è un figlio che cresce un po' troppo. Nei confronti dei diaconi io avverto questa paternità spirituale che mi dà tanta gioia, anche perché mi trovo di fronte a persone che, nonostante la famiglia, nonostante il lavoro, nonostante le problematiche che vivono ogni giorno, si mettono anche gratuitamente a servizio del territorio, a servizio della gente. Io sono nato in una famiglia dove sono sempre stati credenti ma non praticanti. Con il matrimonio ho conosciuto mia moglie Evelina di origine polacca e da lì è nata questa conversione dove c'era proprio la ricerca di vedere veramente fino in fondo quello che poteva essere un percorso vissuto nella famiglia, vissuto nel rapporto di tutte e due, attraverso anche sacerdoti che ci accompagnavano e quindi mi hanno fatto maturare quella vocazione che era il diaconato. Durante questo percorso matrimoniale sono passati più di 13 anni, i figli non sono arrivati. Poi sembra che il Signore poi ti apra tutte le strade perché all'improvviso siamo entrati in un canale un po' particolare, adozione di bambini con delle disabilità. L'amore che ci dona il Signore è un amore che va fino in fondo, non si limita, non possiamo pensare che l'amore possa essere una cosa che oggi
si ferma una misura. Quello che abbiamo lo dobbiamo donare, dobbiamo lasciare un'eredità. E questa eredità non sono né soldi, né case, né cose, è l'amore. E quello che lasciamo a questi bambini deve essere qualcosa che li porterà poi ad avere un futuro. Sembrano dei sacerdoti, ma non lo sono. Sono degli uomini che sono chiamati ad essere diaconi. La parola ha in sé il servizio. Se il servizio è la vocazione di ognuno di noi, perché ognuno di noi nasce al mondo per dare la sua vita agli altri, per servire gli altri, il diaconato ce lo ricorda, i diaconi ce lo ricordano. Entrano a far parte di questo ministero importante, di questo servizio alla Chiesa, che li mette soprattutto al servizio della carità, quindi si occupano dei poveri, con missioni speciali, a servizio della parola, quindi predicano come tutti i sacerdoti e poi hanno anche il compito di educare cristianamente. Insomma, è una vocazione che nella Chiesa è ricchissima questa. E dal Concilio Vaticano II ad oggi si è riscoperto l'importanza della loro funzione e della loro missione nella Chiesa. Andiamo a conoscere altri diaconi. Il ricordo della mia ordinazione diaconale è estremamente commovente, perché era l'ultimo passo ormai prima di diventare sacerdote, quindi questo comportava tutta una serie di sentimenti e anche direi di preoccupazioni, forse di paura, ma che comunque sono quei sentimenti di chi sta vicino alla meta e deve compiere l'ultimo passo. È per me un momento importantissimo. E sono consapevole che il Signore può compiere grandi cose in ognuno di noi se gliene diamo però la possibilità. Per tanti anni il Signore quante volte mi ha chiamato e io non ho risposto, mi ha parlato e io in tutti i modi non ho voluto ascoltare. Dopo un anno del matrimonio è nato il nostro primo figlio Alessandro, che però il vento della sofferenza ha spazzato via. Io che ho avuto dall'infanzia un'educazione religiosa abbastanza semplicistica, per cui si cercava il Signore soltanto nei momenti del bisogno e spesso anche senza crederci troppo, nei giorni in cui ci recavamo all'ospedale da Alessandro, io continuavo a chiedermi perché Dio volesse questo, perché Dio voleva la sofferenza di un innocente, che cosa aveva fatto Alessandro. Allora non capivo tutto questo. Finché mia moglie mi ha portato, trascinato a forza, ma per amore, a un ritiro spirituale per coppie di coniugi che la nostra parrocchia realizza ogni anno. E lì c'è stata la svolta della mia vita. Allora non potevo avere risposte. Oggi la risposta ce l'ho. Cristo era presente in quell'ospedale, in quella culla. Cristo era il cuscino su cui mio figlio poggiava il capo e che cercava in tutti i modi di alleviare le sue sofferenze. La mia vocazione al sacerdozio è un qualcosa su cui il Signore ha lavorato un po', piccoli passi. Diciamo che giorno per giorno si è costruita, perché poi la vocazione è sempre una richiesta di risposta da parte di ognuno di noi, che nel periodo anche di formazione non è mai definitiva. E grazie a Dio che mi ha fatto intraprendere questa meravigliosa avventura e se lo dovessi rifare lo farei subito da domani mattina. Sono stato sposato per circa 24 anni, Imma mia moglie non c'è più perché 9 anni fa la malattia ha bussato alla nostra porta, lei ha scoperto di avere una patologia tumorale e nonostante tutto, anche se ci sono stati gli inevitabili momenti di smarrimento, di confusione, di senso di abbandono, probabilmente anche sentendo prossima la sua fine, si è raccomandata che io non abbandonassi questa strada.
scelto ieri insieme ai miei compagni di ordinazione. È stato un momento di grande gioia, si è creato fra di noi una grande solidarietà, un grande affetto, e soprattutto io ho ricevuto l'affetto e la vicinanza delle spose di questi miei amici. Però con me avevo ieri i miei due figli, Francesca che ha 14 anni e Mario che ne ha 19. Fieri di essere in qualche modo coprotagonisti insieme al papà di questo momento dell'ordinazione. Essere lì dietro a nostro padre, vestirlo, perché comunque non c'ero solo io ma c'era anche mia sorella, sicuramente è un'emozione che non si può descrivere. Domani ci sveglieremo con un diacono in casa, un papà che ha conseguito il suo sogno, questo suo sogno molto, molto lungo, però per noi comunque sarà nostro padre, fondamentalmente è quello che deve essere. Quella che abbiamo visto è un po' una festa che si ripete spesso, quando degli uomini sposati con figli raggiungono questa meta che sognano nella loro vita. Badate bene che un conto è essere preti, un conto è essere vescovi, un conto è essere diaconi. Sono due cose diverse ma complementari. È come coinvolgere la famiglia in una vocazione che ti mette a servizio degli altri, come avveniva nell'antichità, così anche oggi, sono spesso sposati, hanno figli, come avete visto, e il vedere una famiglia coinvolta in toto in una missione è un po' una novità per noi, ma è stupenda, come avete visto, presenta le sue difficoltà, anche le sue crisi, le sue sfide, ma è sempre però bello, perché coinvolgere e educare attraverso la propria vita gli altri a servire gli altri, soprattutto quando è fatto nell'ottica del Vangelo, è sempre arricchente. Ma